A 40 like faremo una nuova ricetta. Vedi quella tavola lì com'è? Se Sì, metti ma quella vedi lì. quella tavola lì com'è fatta adesso? Tra poco sarà completamente sporca e distrutta, un disastro sarà. E buonasera a Buonasera a tutti tutti, ragazzi, ragazzi. bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo qui con un nuovo video e sono felicissimo perché per la prima volta in tutto questo tempo faremo una torta. Una torta! Questa è per prendere le fette alla fine. Prendiamo così. Quella lì è per gli affettati. Ma dove hai visto? Gli affettati con le forbici? Ma cosa stai Non sono dicendo? forbici. Gli affettati si affettano con la fettatrice. Se no si Dai, non ce chiamerebbero la faccio più. forbiciati. Vabbè, comunque oggi cosa Ma ce la faremo? fai? Dato che è periodo di Pasqua, faremo la torta con le uova di Pasqua. Guardate quante Senza uova! uova però, eh. Di Pasqua? Ce le abbiamo le uova di No, Pasqua. senza uova. Senza uova, sodo, cioè uova di gallina, ma con uova di Pasqua. Queste sono tutte le mie uova. Poi prenderemo ovviamente quelle di Danny. E poi avevo una mezza idea di No, utilizzare no, no. da mettere sopra, tipo, per decorare. Non faresti miscugli che... Vedremo, lo chef No. improvviserà dopo. Ah sì, come avete visto, ho il cappellino da chef, non Oh, sì. sono improvvisato. Iniziamo. A 40 like faremo una nuova ricetta. Quindi arriviamo a 40 like. Ragazzi, gli ingredienti saranno i seguenti. Vai. Farina 00. È 00. È zero, vabbè. 0, 0, 0 Ma più, 0 allora, meno, dai, no. sommando gli zeri non cambiano, perché se sommi 0 a 0, rimane 0. Latte. Ah sì, comunque, oddio, comunque, Non ce l'ho citazione, niente. citazione, oh scusa. Ma ce la fai? Ma, oh, raga, oggi ricoglionizzo, diciamo. Citiamo Leo perché quando andavamo alle elementari dicevamo, se 10 per 0 fa 0, anche 0 per 0 fa 0, quindi, Qualcuno mi aiuta. cioè, sommi... Bomba, sta non ce ne... Cioè, andiamo avanti. Un attimo, 10 euro sono uguali a 10.000 euro, perché... La regola degli zeri, su, vabbè, andiamo avanti, sì. Poi Cioccolato. cioccolato. No, non questo, non esiste che sia fondente. Lo zucchero, che non ha dello zucchero normale. Grezzo, è quello fatto in casa. Quello di Quello canna. americano, Non è appena vero. fatto. Olio di semi. E lievito, perfetto, e anche la farina. L'ho già detto. E ovviamente questo, se no dove lo Sì, e mettiamo? anche la carta da forno. E anche il forno. Bene, ragazzi, iniziamo. Con cosa iniziamo la ricetta, Dani? Di sciogliere il cioccolato. A bagnomaria! Chiediamolo a Ormai. Tommaso, perché solo lui sa. Che deficiente. Votate anche la mia maglietta, come vi sembra, quando giocavo ai tempi del Butrio. Guarda, Butrio. Primo passaggio, bagnomaria. Ecco ragazzi, allora adesso sta scaldando l'acqua. Oh, sì. Ma non va senza il coso. Dicevi? Qua metteremo il coso. Qua abbiamo le uova. Calcoliamo i grammi. 300. Abbiamo scaldato l'acqua, come vedete. E adesso metteremo questa sopra utilizzando il metodo del bagnomaria. Andiamo al secondo step. Qual è il secondo step? Dobbiamo mettere in una ciotola lo zucchero, il latte, l'olio di semi, il cioccolato fuso e poi dobbiamo Oh, mescolare. mazzo. Metteremo quindi queste robe qua. Ma Dani, me l'hai rotto. 100 grammi di zucchero. Basta. Oh, ehi. Basta, basta, Sì, basta. ma Così sono basta. Ma tutto sei di là. matta? Ha messo tutto sto zucchero, sei fuori. Poi. Il latte, 200 grammi. L'olio di semi, 75 grammi. Ammazza, oh. Poi. Il cioccolato fuso e poi dobbiamo mettere la farina, bla 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 bla. Come si. No, si mette dopo. Ragazzi, è pronta Maria qua. E solo che un po' è uscita l'acqua, è un po' un disastro. Attenzione. Oh mamma mia. Ragazzi, ecco come viene. Fai vedere anche qua. Qua c'è il cioccolato e lo mischiamo con sto sbrudiot. Poi metteremo anche la farina, Aiuto qualcuno, immagino. ci aiuti. Dobbiamo aggiungere la farina e lievito. Quanto dobbiamo mettere? 200. Togli sto mestolo del tubo che guarda. Quando si vuole fare e non si sa fare. Ragazzi, ecco qua, guardate che bello. Guardate ragazzi come si fa. Non è una frittata, È eh? da montare. Bene, poi lievito. Sì, ma Quando? tutta la bustina. Ma cosa dici? Che la mia mamma mi ha detto che serve per altro, mica. Lievito e involvere per dolci una bustina. Sì, cosa vuol dire? Una No, bustina. questo posto è enorme. La mia mamma mi distruggerà perché questa qua è l'unica bustina che ha. Allora, tu mescoli, io faccio così. Così uniamo l'utile al dilettevole. Allora, dai, mi faccio io che tu fai mezzo orario, mezzo. Oh, Sulla torta! scusa, è vero, hai ragione. Questo video è proprio un disastro, Oh. come te. No, dai, è venuto. Sì, pure per terra cadi, mi raccomando, brava.
Ok, finisco io l'opera. Dai, la finisco io e poi la spiaccichi tu lì. Qualcuno mi aiuta, mi prego. Facciamo! Non c'è tempo da perdere. Buttiamo. No, non così. Shh. Ma non viene così, Franci. Sì, è così che si fa la torta. No, ma che disastro. Perfetto, adesso vi facciamo vedere il risultato. Ragazzi, abbiamo fatto così e poi la gireremo ovviamente e vediamo come verrà. 40 minuti di sofferenza. Ragazzi, abbiamo messo anche delle cioccolatini sopra, delle gocce di cioccolato. Come se non si sciogliessero. Ci vediamo tra 40 minuti. Ragazzi, abbiamo appena fornato la torta. Il vicino non sembra male. Dobbiamo girarla però perché è un po' orribile. Si usano due piatti di solito, lo sai? Di solito, ma noi siamo master. Ragazzi, pasticceria qua. Bene ragazzi, adesso è arrivato il momento di tagliarla e assaggiarlo. Wow. È un po' scotta, cioè non lo so. Non c'è buona. Non ho mai fatto una torta. Non so. Voto? 9. 9. E non c'è nient'altro da dire. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che il 44% non è iscritto. Iscrivetevi, cosa vi costa. Lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Ciao.